Buonasera a tutti, benvenuti come di consueto al webinar del lunedì delle ore 18 di investire.biz. Con me c'è Enrico, benvenuto Enrico Lanati. Eccoci Buonasera a tutti. qua, do il benvenuto a tutte le persone che come ogni lunedì vengono a farci compagnia a questa riunione di traders per fare un po' il punto della situazione sui mercati e impostare le strategie per tutta la settimana. E oggi come primissima cosa vi voglio dare una notizia, magari qualcuno di voi l'ha già visto, ma nella sezione servizi premium è apparsa una nuova slide. Infatti, per chi ancora non avesse il conto con il nostro partner IG, c'è questa possibilità, ovvero se aprite il conto passando per il nostro tramite, c'è la possibilità di avere 2 mesi di uno dei servizi premium a scelta gratuitamente. Quindi, appunto, potete scegliere 2 mesi di Forecaster più Share Assistant con Marco Di Vita, 2 mesi di Roma Forecaster Report, in questo caso quindi 2 edizioni. Potete scegliere 2 mesi di servizio con Marco Carmentano, trading con Ichimoku con Riccardo Zago e Forex come professione con Anna Resti Bontoi. Quindi un modo questo per cominciare anche a conoscere il mondo dei nostri servizi premium, insomma un modo per avere dei servizi che oggi sono a pagamento in maniera gratuita. Quindi, siccome serve un conto trading per fare trading, quindi appunto è questo un ottimo modo appunto per averceli gratuitamente. Ok? Allora, quindi passiamo subito alla parte operativa, appunto, assieme anche ad Enrico. Allora, andiamo sui nostri grafici, dove Enrico abbiamo il nostro indice MIB, dove so che tu sei costantemente ribassista, tra l'altro, visto che stai lavorando anche con delle strategie. Non possiamo dire complesse perché sono abbastanza semplici sui certificati. Io personalmente sono rialzista, tant'è che a questi prezzi, secondo me, comincia a diventare davvero molto molto interessante ritornare long sull'S&P MIB. Infatti, con la giornata di oggi si chiude una giornata negativa, una delle pochissime dell'ultimo periodo. Oramai da praticamente qualche mese siamo abituati a vedere i mercati che salgono. A mio avviso, la strategia migliore in questo caso è cominciare a fare dei piccoli acquisti per costruire una strategia al rialzo in modo tale da essere dentro nel mercato nel momento in cui cominceranno a salire i prezzi. Dove potranno andare questi prezzi? Beh, a mio avviso, io credo proprio che i prezzi potranno dirigersi addirittura al di sopra della zona di 22.000-23.000 punti. Quindi, a mio avviso, di strada ce n'è ancora molto. Enrico, cosa ne pensi e come vuoi approcciare tu questo mercato? Ma innanzitutto io sto facendo attraverso i certificati alcune operazioni sia al rialzo sia al ribasso, nel senso che in questo momento ritengo che ci siano all'interno del FTSE MIB delle eccellenze, del FTSE MIB in realtà all'interno del paniere italiano di alcune eccellenze, su quelle secondo me sono degli affari che possono essere acquistate, ne parleremo magari più avanti. Detto questo, in realtà mi aspetto una volatilità oggettivamente abbastanza ridotta. Penso che sia troppo presto per comprare su questi livelli. Penso che potrebbe esserci una discesa un po' più sostenuta, ma in ogni caso io mi attendo un ribasso. Questo ribasso penso che possa arrivare con maggiore consistenza dalla seconda metà di maggio. Quindi al momento vedo lateralità nel breve, quindi long da fare su dei livelli vicini ai massimi precedenti che abbiamo visto intorno a inizio 2017, fine 2016, inizio 2017, lo possiamo vedere, dovrebbero essere intorno a 19.400 punti più o meno, però sostanzialmente una fase di lateralità in questo periodo che può essere sfruttata magari in intraday sia long sia short. Diverso è il discorso, per esempio, se andate a vedere l'articolo che ho scritto con anche un video su Telecom Italia vedevo delle opportunità
opportunità al rialzo, e quindi in realtà è uno dei titoli da preferire in questo momento sul paniere italiano. Vi do, già che Luca è tornato sul nostro sito, vi do qualche input sui certificati. La prima cosa che voglio farvi vedere, no, andando proprio sugli articoli, calendario, analisi e previsioni, certificati, qua è interessante perché ci sono due cose che io voglio segnalare, appunto il discorso su Telecom Italia ed è il secondo articolo, lo potete vedere tranquillamente. E la seconda cosa che vi voglio segnalare è quella relazione appunto certificati turbo e opportunità di trading, l'ultimo articolo in alto dove c'è una conferenza di circa un'ora che vi esorto ad andare a vedere perché vi spiega tutta una serie di cose legate ai certificati a livello proprio di come devono essere utilizzati secondo me. Per chi avesse voglia di seguire un webinar sui certificati, vi do un consiglio. Quello che terrò giovedì prossimo, quindi il 23 di marzo, sarà un webinar diverso rispetto a quello che abbiamo fatto la volta precedente e la volta prima ancora, nel senso che ci concentreremo sulla vera operatività, ovvero andremo sul book di Borsa Italiana e andremo a inserire i vari ordini all'interno del book di negoziazione. Quindi sarà un webinar a mercati aperti, vedete alle 14:30, e vi esorto a iscrivervi perché sarà veramente bello. Quindi, Anzi, fammi mandare subito il link. Ecco, ho mandato il link con il quale vi potete direttamente iscrivervi all'evento che terrà Enrico. I certificati stanno, Enrico, cominciando davvero a prendere molto piede all'interno del panorama del trading online. Ma come mai? Che caratteristiche hanno che piacciono così tanto alle persone? Allora, ci sono due grandi famiglie, no? C'è il certificato di investimento e c'è il certificato a leva, se così lo vogliamo chiamare, che è il certificato che viene utilizzato, diciamo, è un po' un concorrente del contratto per differenza, se così lo vogliamo chiamare. Io li amo entrambi, nel senso che anche quelli da investimento ti danno la possibilità, magari in un mercato piatto, di ottenere delle rendite modeste, non stiamo parlando di fare dei risultati a due cifre, però comunque degli extra rendimenti che comunque sono interessanti. Per quanto riguarda invece i prodotti a leva hanno il vantaggio, per esempio, che non può andare in negativo il conto. Insomma, sono tutta una serie di cose che poi vedremo nello specifico nel webinar dedicato. Però la cosa bella è che vi faccio vedere come si mettono gli ordini in borsa, come si può fare trading appunto su questi strumenti. Detto Bene, questo, bene, bene, bene. Quindi è il 23, quindi tra 3 giorni, venerdì. No, quando è che è il 23? Aspetta. giovedì Giovedì alle ore 14:30. Poi chiaramente iscrivetevi lo stesso, anche se non potete partecipare, così da poter ricevere la registrazione direttamente nella vostra email. assolutamente. C'è Cristian Bene. che chiede. Dite che riesco a seguire il trading live anche se non conosco i certificati. Certo, questi eventi vengono fatti apposta proprio anche per introdurre un po' l'argomento. Quindi sono convinto che se avrai delle domande, Enrico sarà ben contento di risponderti. Assolutamente sì. Quindi magari ti consiglio di andare a vedere quelli vecchi che trovi su YouTube, perché ci sono tutta una serie di webinar registrati che spiegano proprio il funzionamento dei certificati. Se riesci a vedere quelli è meglio, in ogni caso comunque siamo a disposizione per rispondere, quindi non c'è Per andare problema. su YouTube è semplicissimo perché basta andare su investire.biz e qua sotto il menu trovate il tasto di YouTube e andando sul nostro canale, appunto, ecco qua, troviamo la sezione proprio a caccia di rendimenti, investire con i certificati. Qui trovate un po' tutto, anche quelli che spiegano appunto che cosa sono i certificati e le varie famiglie di certificati. Bene, torniamo sui grafici perché a questo punto avevo promesso Enrico di andare oggi a commentare il trade che stiamo facendo su AUDUSD. Ho fatto anche un articolo oggi perché questo è un trade, a mio avviso, molto molto interessante con un grandissimo potenziale, dato che
cosa è successo su questo titolo. Facciamo un po' il riassunto. Su questo titolo abbiamo avuto una rottura al rialzo di una trend line ribassista molto importante e abbiamo una situazione a livello di client sentiment davvero molto particolare perché, guarda Enrico, ti faccio vedere, oggi ho fatto proprio un bellissimo articolo con l'immagine del client sentiment nel momento in cui siamo andati long. E uno dei principali motivi per cui siamo andati long, a parte che appunto l'analisi tecnica ci consigliava, o comunque l'interpretazione che abbiamo dato all'analisi tecnica ci diceva che era possibile un movimento al rialzo importante. L'85% dei traders sono short su questa valuta. Quindi questo mi ha spinto a fare un'operatività, come ben sai, dato che anche tu vedi, Contrarian. esatto, contrarian, perché a livello tecnico la situazione, a mio avviso, era abbastanza chiara e a questo punto abbiamo come target un'ottima trend line superiore che potrebbe appunto vedere far muovere i prezzi davvero molto verso l'alto. Se andiamo su un grafico giornaliero, vediamo anche una cosa molto interessante, dato che tutto questo ultimo movimento che andiamo a vedere con la nostra matitina potrebbe essere un bel test spalle rialzista con un potenziale molto molto alto. Tu qui hai qualche idea diversa a livello macro, l'AUD contro il dollaro americano, quindi l'Australian dollar, che è una valuta molto collegata alle materie prime. Secondo te come potrebbe muoversi anche in relazione agli eventi futuri sul petrolio? Ecco, che poi andiamo a vedere, anche il petrolio. Allora, il punto secondo me su questo strumento è che l'analisi che hai fatto è corretta ed è giusto essere long, ma secondo me non andremo al completamento della figura, cioè io penso che potrebbe fare un movimento al rialzo, ma lo vedo nell'ordine delle due figure dai livelli attuali. Ti spiego anche perché. Perché comunque il dollaro nel lungo termine è corretto, l'acquisto di dollari. Proprio in virtù del fatto che c'è stato l'ultimo rialzo dei tassi, ci saranno ulteriori rialzi dei tassi nei prossimi mesi, o meglio durante il 2017, è possibile che in questa finestra di 2 mesi, da oggi a maggio, fine giugno, comunque nel breve, ci possa essere un movimento rialzista, quindi questo è corretto. Il punto è che non lo vedo così forte, quindi io penso un due figure, 2 figure e mezzo può essere un movimento corretto. Per dirla in maniera semplice, 0,80 può essere un target raggiungibile, insomma, da questo. Vediamo cosa dice il Nel forecast. mentre che tu parlavi, mi segnala Salvatore che anche la stagionalità da long e Silvia mi chiede di andare a verificare che cosa ci dice il forecaster. Presto detto, andiamo a vedere, abbiamo sul grafico, mettiamo il grafico orario perché mi piace di più, abbiamo una tendenza mediamente al rialzo sul 5 anni. Abbiamo sul 7 anni una tendenza molto rialzista, quindi da questo momento in poi siamo appunto in un momento dove la stagionalità è pressoché rialzista. Andiamo a vedere anche il 10 anni, anche qui abbiamo una stagionalità assolutamente rialzista. È Andiamo a sempre più vedere forte, eh? E infatti è molto particolare questa situazione perché generalmente succede il contrario, ovvero nel momento in cui andiamo ad aumentare il numero di anni, la stagionalità risulta essere più debole. Perché chiaramente essendoci più anni, la media va a sottigliarsi chiaramente. Invece in questo caso più anni aggiungiamo e più la stagionalità è potente, guarda addirittura al 20 anni come è molto molto direzionale. Quindi, tra l'altro, il 7 anni, se non sbaglio, mi sembrava molto molto simile perché abbiamo, se tu guardi, Il allora nostro andiamo test spalle. Mi piace molto esattamente.
analisi. Abbiamo, guarda, abbiamo, facciamo in maniera più rudimentale quello che ha inventato e fa Marco Di Vita, ovvero il suo Cherry System. Eccoci qua. Qua che cosa abbiamo sostanzialmente? Abbiamo un movimento molto molto simile. Vedi? Siamo praticamente, qui abbiamo l'ultimo movimento ribassista, questo movimento, qui abbiamo qualcosa di molto simile e quindi potremmo già essere praticamente sull'inizio, diciamo, della sparata del testa e spalle, che tra l'altro sul grafico del forecaster si vede anche bene. Lo vediamo proprio qua. Questo è un testa e spalle molto simile appunto al testa e spalle che abbiamo effettivamente avuto sui prezzi. Eccolo qua. Tra l'altro è Capito? interessante vedere come i minimi appena precedenti rispetto al tuo livello di ingresso siano superiori rispetto a quelli precedenti. Quindi questo è un segnale Esatto. comunque di forza, in genere a prescindere da tutto. Quindi il trade ci sta. Guardate un po' le percentuali, poi non ti disturbo più, No, 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 su voglio, ma quello che figurati. è il movimento al rialzo che si trova più o meno su quello che dicevo io, quindi 2,25%, però non cambia di tanto, alcuni vanno al 3, altri vanno intorno appena sotto il 2, sono esattamente 200 e qualcosa pipi, in realtà è qualcosa, potremmo fare il calcolo, però non serve fare i farmacisti, e quindi da 0,78 più o meno dove ci troviamo, un'area di arrivo potrebbe essere, come dicevamo prima, intorno a 0,80, che secondo me è un livello anche psicologico importante da dove i prezzi potrebbero riposare su questo coso. Però Esatto, tra l'altro mi d'accordo con piace, questo secondo me. 0,80 c'è Riccardo Zago che è collegato e mi chiede di tracciare una trend line sul mensile a partire da settembre 2001. Allora, vediamo, da settembre 2001 sul mensile, eccolo qua, da settembre 2001, sì, eccola qua, qui. Allora, un attimo solo che cancelliamo questa e tracciamo la trend line da settembre 2001. Eccoci qua. Passando per qua, va bene? Perfetto. Abbiamo, insomma, un potenziale rialzo assolutamente fino appunto a quest'area di 0,80, molto molto interessante. Quindi è in linea con quello che dici tu anche a livello, diciamo così, macro, Henry, perché ci potrebbe stare il doppio retest di questa trend line che è avvenuto qui, potrebbe avvenire appunto in area 0,80 e poi potremmo avere uno storno. Vediamo il forecaster, vediamo, proviamo ad andare un po' più in là nel tempo a vedere cosa ci dice per i primi 6 mesi dell'anno. Andiamo fino a fine giugno per vedere se potrebbe. Guarda qua cos'è che la stagionalità ci suggerisce. Si Ma potrebbe è arrivare giusto, appunto eh? su quest'area di 0,80 per poi avere un bel movimento ribassista. Ok? Dal punto di vista concettuale ha senso, perché secondo me nella prossima. Allora, consideriamo che ci sono quattro riunioni della Fed, cioè sono otto, ma sono quattro quelle che contano. Una l'hanno fatta, devono fare tre rialzi almeno. Probabilmente nella prossima potrebbero pensare di non farlo e sicuramente lo faranno a dicembre. Quindi ci sta che nella prima parte dell'anno il dollaro, che già aveva. Avuto, diciamo, era già tutto estremamente stimato quello che stava avvenendo, possa perdere forza. Nella prima parte dell'anno vuol dire fino a maggio, fino alla stagione dei dividendi, il famoso sell in May and go away, dove potrebbero esserci, non c'entra niente nel caso specifico, però si innestano tutta una serie di dinamiche sui mercati. Quindi fino a fine maggio ci potrebbe stare un disinteresse in generale sull'acquisto di valuta dollaro in questo momento, quindi il dollaro perde valore e lo potrebbe fare per 2 mesi. Questa è l'idea. Poi torna la consapevolezza sui mercati. Nel frattempo è diventato più economico comprare dollaro, perché se va su euro-dollaro, così come AUD/USD, è più interessante posizionarsi long di dollaro. A quel punto i grossi investitori istituzionali magari dicono: ma euro-dollaro è arrivato a 1,0850 piuttosto che a 0,80 su contro AUD, sai che c'è? Inizio a riposizionarmi.
in acquisto di dollari, perché è corretto essere in acquisto di dollari perché i rendimenti sul dollaro sono più interessanti. Quindi torna tutto, mi piace, questo è un trade che si può fare tranquillamente per quella che è la mia esperienza. Poi se uno dovesse prendere lo stop su questo trade, però c'è dietro uno studio, un ragionamento, qualcosa, quindi secondo me è veramente un bel trade. Certo. Allora, c'è Mirko che mi chiede, domanda ignorante, quanto vale una figura? Allora, Mirko, una figura sono 100 pips, però questa domanda mi dà l'opportunità di ricordare a chi non conosce ancora bene i termini o comunque all'inizio del percorso del trading online che sul sito formazionetrading.com noi abbiamo una sezione risorse gratuite che vi mando. All'interno di questa sezione ci sono due corsi particolarmente importanti, il corso super base di trading online e il corso di trading online per chi comincia. Guardateveli, sono gratis, sono due corsi bellissimi fatti da me, guardateveli perché vi spiegano proprio tutte le basi del trading online. Quindi guardateveli perché sono davvero ottimi, ok? Bene, 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 bene. Allora, Posso fare una grazie. domanda? Ecco, Sì. io voglio farvi fare a tutti quanti un bello studio sul cross che sto tradando io invece in questo momento, che mi piace tantissimo, però voglio un'analisi, insomma, anche da parte tua e un'analisi magari da chi ci sta ascoltando. Vediamo, vediamo, dimmi tutto. Dollaro franco, mi piace tantissimo. USDCHF, eccolo qua. Andiamolo a vedere. Allora, ti dico la mia, intanto che anche i nostri amici a casa si fanno le loro analisi, così appunto vi lascio il tempo, vado io in tempo reale per fare questa analisi. Allora, diciamo che a livello tecnico questo è un cambio che si sta muovendo in laterale praticamente da 2 anni, quindi su questo livello, allora fammi inserire un indicatore che così. Ops, ho sbagliato. Aspetta che inserisco. Eccolo qua. Inseriamo questo indicatore. Fammi cambiare un attimo che così si vede un po' meglio. Perfetto. Allora, vediamo un pochettino. Qui che cosa possiamo vedere? Da qui possiamo tracciare questa trend line. Sai che a me non mi dice proprio niente questo cambio qua. Cioè, questo cambio secondo me è da comprare quando è qui a 0,96 e da vendere a 1,03. Qua in mezzo, boh, io non ci vedo niente di che. Non so tu cosa avevi pensato, Enrico, ma io No, no, non ci vedo niente. diciamo che questo qua invece io lo ritengo un trade abbastanza interessante per tutta una serie di ragioni. Vai, allora spiegacelo. Ecco, infatti per quello ho chiesto il supporto dell'analisi tecnica perché io l'ho comprato a prescindere, quindi io mi sono fatto i miei ragionamenti e ho detto quello che poteva essere per me un trade interessante. Partiamo dal concetto. Il primo concetto è che siamo di fronte a due valute che sono comunque di paesi che hanno una storia e anche a livello valutario, quindi non stiamo parlando di una valuta esotica contro un'altra valuta, magari non stiamo parlando di lira turca piuttosto che di rand sudafricano, stiamo parlando comunque di due valute che insomma, negli anni hanno dimostrato di mantenere il loro valore. Il punto è questo: c'è un differenziale in questo preciso momento Sì. storico importante tra il dollaro e il franco. Come sai, sul franco svizzero al momento abbiamo dei tassi negativi, e lo sappiamo perché Certo. abbiamo visto, c'è stato riflesso anche per chi magari ha dovuto fare dei mutui, piuttosto che comunque qui in Svizzera è chiaro questo,
questo punto sui tassi negativi sul franco, che è però considerata in ogni caso una valuta forte, una valuta importante. Allo stesso modo, invece, in America i tassi si stanno alzando e questo differenziale tra dollari e franchi si sta allargando. Non solo. Ma oltre a questo c'è da considerare che quindi essere long su questo strumento è pagante. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un trade positive carry, ma non è un trade positive carry come un trade sulla lira turca dove non c'è stabilità sulle valute, ma è positive carry perché siamo in una situazione oggettivamente particolare. Il franco, detto questo, non si sta più rafforzando da tempo, nel senso che una volta dopo quello che era stato il crash dovuto alla Banca Nazionale Svizzera, poi di fatto è stato in un limbo abbastanza fisso contro l'euro che poteva andare tra 1,07 e 1,09, insomma, si è mosso all'interno di questo limbo. L'idea è che per chi vuole prendere una posizione al rialzo su questo strumento è come fare euro-dollaro di fatto, ma vieni pagato in questo specifico caso. Quindi andando long si incassano degli interessi, pochi ovviamente non stiamo parlando di interessi importanti, però comunque c'è un pagamento per essere posizionato long su questo strumento. Non mi Oltre, piace, non mi piace. non ti piace? No, Detto perché questo, non, quando mi metto davanti a un grafico e a colpo d'occhio non capisco da che parte voglio stare, non vuol dire che per il mio modo di lavorare, di fare trading, non preferisco non esserci. Star lì per guadagnare qualcosina sugli no, ma non voglio interessi. guadagnare solo quello, eh. Voglio dire che secondo me comunque il dollaro nel lungo termine si apprezzerà e secondo me andrà ad apprezzarsi di più rispetto al franco svizzero, proprio in virtù di quello che sta succedendo a livello macro. Quindi secondo me questo strumento potremmo portarlo nel medio termine, potrebbe tornare velocemente, cioè nel medio termine potrebbe tornare sopra 1,03, che è dove me lo aspetto io, quindi sui massimi. Certo. Fine 2017, quindi secondo me quella trend line che hai segnato reggerà e io mi aspetto un rialzo sulle quotazioni di questo strumento. Comunque, io l'ho comprato, insomma, questo è stato il mio Vediamo, trade della settimana. vediamo. Allora, intanto che andiamo a vedere anche sul forecaster, c'è Mauro che chiede: sei pagato come le azioni con i CFD solo in long? Beh, chiaramente sei pagato in long perché vuol dire comprare dollari che sono la valuta che hanno il tasso di interesse più alto. Allora, USDCHF a 5 anni, mi chiedeva Salvatore, vediamo. Ecco qua. Vediamo. C'è debolezza da qui per le prossime settimane. Ma è laterale, la verità è che è laterale, cioè guardate, è assolutamente laterale. È un cambio che è abbastanza stabile, quindi non c'è grossi movimenti. Però, Non ti insomma, convince, però se tu sei no, fermo e non mi pagano. piacciono, non mi piacciono queste operazioni, non lo so, io preferisco guadagnare perché ho azzeccato la direzione, ecco, non E non delle inefficienze. esatto, esattamente, o magari sbaglio io, eh. Allora, direi di passare a vedere l'euro, scusate, il GBPUSD, perché un altro cambio molto interessante che sta disegnando una candela oggi giornaliera davvero davvero molto molto ribassista. Quindi in questo caso siamo praticamente quasi tutti concordi che il GBP debba perdere terreno con il dollaro. Oggi abbiamo avuto questa bella candela ribassista che è andata a toccare con la propria ombra una zona molto interessante, dove c'erano già tantissime ombre, quindi in questo caso potrebbe essere cominciato il movimento al ribasso che tanto ci aspettavamo. Insomma, staremo a vedere anche qui. Enrico, tu cosa ci dici di questo cambio che oramai è in fase laterale violentissima da 1, 2, 3, 4, 5 mesi, più di 5 mesi?
Questo è uguale a quello che abbiamo visto prima, sono speculare dall'altra parte, no, a parte gli scherzi. Io sono, per me potrebbe, cioè, io vedo questo cambio comunque impostato al ribasso. 1,20 ci arriva, Secondo me come dice sì. Federico. Sì, secondo me ci arriva e quindi lo vedo assolutamente impostato al ribasso. Quindi tutti i posizionamenti fatti short su questo strumento dopo un movimento a rialzo come quello che abbiamo visto negli scorsi giorni, o meglio nella settimana scorsa, ci stanno tutti. Io sono compratore comunque di dollaro nel lungo termine, quindi mi piace e sono d'accordo. Secondo me potrà andare a fare nuovi minimi o comunque tornare in area 1,20 Anche senza particolari problemi. se vediamo il grafico orario, abbiamo proprio un bel trend rialzista. In questo caso, tracciamo una bella trend line a partire da qui. Abbiamo questo trend rialzista che si è sviluppato appunto a partire negli ultimi giorni dal 15 di questo mese. La trend line è stata rotta, quindi abbiamo un segno di debolezza. In questo caso, un ritorno in area 23,90 potrebbe essere davvero un buon segnale, un buon livello dove mettersi short per chi ancora non lo fosse. Tra l'altro, rottura confermata da un momentum in calo. Guarda, Enrico, come il nostro mitico awesome oscillator è calato durante gli ultimi 2 giorni dove ci sono stati questi picchi massimi. Di conseguenza, abbiamo anche un awesome che si sposta nel quadrante al di sotto dello zero. Insomma, io credo che da qui in poi, sulla forza, questo potrebbe essere un cambio che si può vendere, che si può appunto continuare a vedere al ribasso. Allora, avevamo visto durante l'ultimo trading live il dollaro contro il dollaro di Singapore, che è molto interessante. Ti faccio vedere, avevamo fatto un'operatività un po' più di ampio respiro, però avevamo visto che a livello daily proprio, allora a livello di grafico settimanale vediamo un cambio che è assolutamente in trend rialzista da diversi anni, lo vediamo qui. Sul grafico giornaliero ci aveva incuriosito il fatto che, appunto, esattamente come abbiamo appena visto, si stavano formando delle belle divergenze sul giornaliero. Quindi in questo caso già la settimana scorsa ci siamo messi al rialzo, adesso siamo un attimo in sofferenza, ma a me piace molto questa, diciamo, operazione. A te piace, Rico? Hai qualcosa in contrario? Chiaramente non credo che tu sia al corrente dei dati macroeconomici di Singapore, mi stupiresti davvero tanto, quindi qua è più difficile fare un'analisi macro. No, però quello che mi hai fatto vedere dal punto di vista grafico mi piace molto. Sono generalmente comunque compratore di dollari, quindi lo vai a comprare dopo una fase di storno. Quindi il trade ci sta tutto. Cioè, il trade è palesemente, cioè, l'impostazione è palesemente rialzista in questo momento. C'è stato un ritracciamento, beh, ci sta tutto, insomma, che possa ripartire. Siamo Quindi. sulla spalla sinistra di un testa e spalle rialzista, quindi insomma io credo che qui con un po' di pazienza, facendo respirare un po' questi prezzi, insomma le divergenze funzionano molto bene su questo strumento, perché se andiamo anche a vedere sul giornaliero vediamo che per esempio l'ultimo massimo era stato accompagnato da una divergenza molto molto interessante, effettivamente poi ha dato vita a un ribasso interessante. Adesso, come al solito, noi cerchiamo sempre di entrare un po' in anticipo. C'è stata parecchia volatilità su questi minimi, nonostante questo l'Oson non ha subito dei ribassi particolarmente importanti. Secondo me un tentativo long qui si può fare, ecco. A me piace molto questo trade, lo trovo interessante, anzi,
Io questo non l'avevo seguito, lo metterò sicuramente in portafoglio, questo Bene, corso. bene. C'è Vincenzo che mi dice: scusa Luca, ma c'è qualche webinar dove capire bene il funzionamento dell'OSOM? Certo, anche in questo caso facilissimo, basta andare sul nostro canale YouTube che si può raggiungere dal nostro bottone che trovate qui e praticamente lo trovate qua, formazionetrading.com, il trading con l'OSOM Oscillator. Anzi, ve lo mando. È un webinar molto interessante, non perché l'ho fatto io, ma è davvero fatto bene. E insomma, guardatevelo che vi può sicuramente interessare. Tra l'altro dura 30 minuti, non è niente di complicato ed è molto molto interessante, anche perché devo dire, Enrico, che io l'OSON ha preso il posto di tutti, diciamo, ha scalciato via dalla mia piattaforma tutti gli altri indicatori di momentum, perché è il più semplice, il più intuitivo e secondo me è davvero funzionale. È quello che funziona meglio, tra l'altro, che Esatto, sicuro. Matteo mi chiede: ma la DX va bene? Claudio mi dice: io adesso lo uso al posto del MACD. Esatto, la DX, MACD, tutti gli oscillatori di momentum fanno vedere le stesse cose. Mi raccomando, non ce n'è uno meglio e uno peggio, ce n'è uno che funziona bene per voi o meno bene per voi. Adesso io ho inserito il MACD in questo caso. Vedete che le cose che dice sono più o meno le stesse, gli andamenti sono più o meno gli stessi. Ok, io mi trovo meglio con l'OSON perché ho una sola linea e non due linee con diversi colori, però l'andamento, vedete, sono gli stessi. Ok, perché l'indicatore è l'indicatore di momentum, quindi è un indicatore che indica appunto il momentum del prezzo. Adesso non stiamo ad entrare nel dettaglio perché chiaramente tanto abbiamo fatto dei webinar apposta, addirittura abbiamo fatto una giornata a Torino dove abbiamo spiegato praticamente solo questi indicatori, quindi È vero, allora. tra l'altro sì, tra l'altro è una questione di settaggio. Consideriamo che tutte le varie gli oscillatori che possiamo mettere sulla piattaforma poi partono dal prezzo, quindi sulla base del settaggio che viene messo, poi anche il valore dell'oscillatore cambia. Però tutto, l'unica cosa che non cambierà mai sul prezzo, potete mettere qualunque indicatore, medie mobili piuttosto che parabolic SAR, quello che volete voi, però l'unica cosa che non cambierà mai sul grafico è il prezzo, quindi queste candele che abbiamo sul grafico. Quindi è da lì che bisogna partire per fare i ragionamenti. Gli oscillatori e gli Esatto. indicatori ci possono aiutare, però le cose più importanti le avete già sulle candele, queste verdi e rosse che vedete, senza mettere nessun tipo di indicatore. Sì, l'altra cosa importante da guardare è la fascia laterale, quella di destra, che vi dà un'idea dell'oscillazione dei prezzi, perché se voi cambiate il time frame, probabilmente vedete qualcosa di diverso, ma cambia anche la scala laterale. Quindi quello è molto molto importante per avere un'idea di quelle che sono le oscillazioni. Bene, abbiamo tante domande sulle valute che scambiano contro yen, quindi Enrico, siccome so che te sei un appassionato di queste valute, prima però fammi dare un occhio al calendario eventi perché volevo ricordare che il giorno 21, quindi domani alle 16:30, c'è Cecchini del Trading con il Renko, la prima sessione di approfondimento con Simone Dasgupta, corso che è stato un grandissimo successo, perché davvero abbiamo avuto dei feedback clamorosamente positivi. Infatti, anzi, volevo farvi vedere perché davvero Simone ha fatto un lavoro pazzesco. Volevo farvi vedere alcuni dei feedback che abbiamo avuto dopo il corso. Eccolo qua. Insomma, sono stati davvero pazzeschi, tutti quanti si sono innamorati di questa tecnica perché, tra l'altro, Simone ha proprio reso automatici tanti ragionamenti che noi appunto andiamo a fare semplicemente
andando ad analizzare il grafico, quindi un sistema di trading completo davvero che ha colpito davvero tutti quanti. Quindi nel calendario eventi trovate la sessione appunto di approfondimento, che è un evento a partecipazione limitata, perché chiaramente possono partecipare solo le persone che hanno seguito il corso. Ok, perfetto. C'è Vincenzo che dice: lo consiglio a tutti, anche chi è esperto migliora il suo modo di pensare. Bene, 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 bene. Vincenzo poi dice sempre: non vedo l'ora di sentire Simone domani, il corso è davvero eccezionale. Insomma, un botto di complimenti al nostro Simone, che tra l'altro è collegato, e quindi lo salutiamo. Bravo Simone, hai fatto un grandissimo, grandissimo lavoro. Poi vi segnalo invece anche il corso di Anna Resti Bontoi, Guadagnare con il COT. Questo è molto interessante perché il COT è uno strumento davvero molto, molto utile, perché va a vedere come sono posizionati gli investitori istituzionali sulle varie valute. Ma la cosa interessante è che ai partecipanti di questo corso verrà regalato il foglio Excel originale di Anna, dove all'interno ci sono il link per reperire i dati ogni settimana, ma soprattutto il database con 2 anni di storia per le principali valute. Quindi, se volete imparare il metodo che ha escogitato Anna per interpretare il COT, mi raccomando, iscrivetevi a questo corso che trovate nel calendario eventi. Anzi, vi mando il link così potete andarvi a vedere la pagina. E qualora siate interessati, potrete anche iscrivervi. Bene, 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 bene. Ottimo, questo è il corso del mese. Bene, Non fate andiamo. come con Simone, che poi qualcuno non si era iscritto e poi dopo. Esatto, perché abbiamo avuto una persona che si è iscritto alle 18:30. Chiaramente alle 18:30 le ragazze non ci sono manco più. E quindi poi ha voluto indietro i soldi perché non ha partecipato al corso. E grazie al cazzo, se aspetti ancora un po' a iscriverti, è normale, che non è che possiamo stare qui giorno e notte. Ci abbiamo anche noi una vita al di fuori Dell'ufficio. dell'ufficio. Capito? Quindi mi Bene, bene, raccomando, perché bene. poi le colleghe vanno, diciamo, alle 18, poi non sarà più possibile appunto iscriversi. In questo caso diciamo che alle 18 non è alle 20, quindi è difficile che scappi qualcosa, però consiglio di farlo nei giorni precedenti, anche perché poi spesso questi corsi vanno esauriti, e io ho seguito diversi webinar di Anna, è veramente brava, e quindi mi sento di poterlo consigliare, perché poi sicuramente farà. Bene, no, no, fa molto bene. Anche le sessioni durante la settimana di Anna sono sempre molto seguite. Bene, allora andiamo come promesso a vedere i cambi che scambiano contro lo yen. Io direi di partire da Euro Yen, che in questo caso è sul livello più o meno di 120 circa. Vediamo dal punto di vista grafico che cosa ci dice. Allora, vediamo il grafico settimanale prima di tutto, per vedere come siamo messi all'interno del trend. Qui abbiamo da questo massimo un movimento molto interessante, perché c'è stata la rottura della trend line, il ritorno verso il punto di rottura. Insomma, qui sembrerebbe che abbia voglia di andare verso l'alto l'euro yen. Enrico, tu come la vedi? Sì, però è presto per comprarlo, secondo me. Cioè, sarebbe bello se si appoggiasse ancora su quella trend line che hai disegnato, o se andasse a spazzolare dei minimi inferiori. Quindi al momento non mi piace tantissimo come posizionamento, né un posizionamento rialzista né un posizionamento ribassista, nel senso che ci troviamo in una fase dove ha avuto uno slancio rialzista fino in area 124, indicativamente. Sembra che ci sia un'inversione del trend, però non è né troppo alto per essere venduto né troppo basso per essere comprato.
Se questa è un po' la mia analisi, io penso che ci sarà una fase di media lateralità come quella che abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 mesi. Quindi non è bellissimo, secondo me, da tradare, però dimmi tu cosa ne pensi a riguardo. Ma guarda, te l'ho detto, secondo me da questi livelli, guarda, fammi dare uno sguardo al forecaster giusto per avere una conferma. Qui abbiamo lateralità tendente al ribasso per le prossime settimane e mesi. Guarda, questo è il classico caso in cui l'analisi tecnica mi direbbe di mettermi long, e in verità a questo punto, secondo me, ci sarà anche abbastanza profondo ribasso che potrebbe tornare addirittura in area 116. Quindi in questa zona, che appunto, se andiamo a vedere, è una zona molto calda, come si può vedere qua. È molto molto interessante la zona di 116. Io, se proprio dovessi fare un'operazione qua, mi metterei short, magari non adesso, ma aspettando magari una giornata di rialzo, e avrei come target il livello di 116. Da qui potrei pensare di fare un'operatività al rialzo. Però io credo che a 116 ci vada, non vedo tutta questa forza all'interno di questo movimento rialzista che sembra essere partito. Ecco, Quindi sei d'accordo con me, insomma, che è Sì. tardi per vendere, presto per comprare? Sì, Sì, perché si oddio, trova in quella fase. tardi per vendere no, però chiaramente sai come ragiono, io non voglio andare short adesso, dopo questo ribasso, e proprio sui minimi io voglio mettermi short almeno a 100, cioè se proprio voglio entrare con fretta a 121,60, ecco, qui potrei mettermi short. Consideriamo che questo è uno strumento molto volatile, quindi in realtà l'1% su questo strumento sono circa 120 pip, quindi non è dai livelli attuali vuol dire 122, cioè se facesse più 1, se voi vedeste più 1 sulla piattaforma che vi dà un'idea di quello che è il range, avrebbe già portato il cambio a 122, giusto per darvi un'idea di quelli che sono i movimenti su un cambio come questo. Quindi il punto è non anticipiamo gli ingressi perché non è necessario. Secondo me, è corretto venderlo, ma da livelli più alti, in prossimità proprio di tutti i massimi che ha fatto registrare precedentemente, tanto comunque un cross che si muove. Diventa interessante valutare un acquisto in area 116. Contestualizziamo però anche quello che sta avvenendo magari sull'indice S&P 500, perché potrebbe esserci una correlazione. Se le borse americane iniziano a scendere, potrebbe esserci un rafforzamento dello yen. Quindi starei cauto nel comprare se siamo in una fase dove l'S&P 500 magari sta stornando in maniera forte. Non è ancora questo il caso, però valutiamo anche quello che succede intorno ai vari. Ti devi mettere in testa che l'S&P 500 non scende, non scende. Ti devi mettere in testa questo, capito, Henry? Tu ti devi mettere in testa che te, quando vai a letto la sera, ti devi dire: l'S&P 500 non scende, l'S&P 500 non scende. Non è il momento. Questo qui adesso riparte su a cannone, vedrai tu. L'S&P 500 non scende, l'ha detto anche Warren Buffett. Okay? Ha È fatto vero. un'intervista di recente alla CBS e ha detto: i mercati sono tranquilli e rimarranno tranquilli. Capito? Quindi io sono convinto che il 2017 sarà un bel anno per i mercati finanziari. Certo, in giornate, dopo 2 o 3 giorni di negatività, secondo me si può iniziare a comprare, cosa che abbiamo fatto appunto proprio durante l'ultimo trading live, quindi insomma, stiamo a vedere. Simone intanto ci dà conferma che su il client sentiment euro-yen è indeciso, quindi non abbiamo una situazione particolarmente squilibrata da una o dall'altra parte. Riccardo ci dice che su CAD-yen loro, quindi i seguaci
dell'Ichimoku sono short da 84,90. Insomma, una sessione abbastanza interlocutoria. Ok, allora, bene, Invece bene. dollaro yen, allora premesso che su dollaro yen secondo me bisogna andare long, no? Però da dov'è che lo andiamo a pescare dollaro yen? Dov'è Allora, vediamo un pochettino. che lo andiamo a Perché pescare? il dollaro yen, dove lo andiamo a pescare? Ma 110, 110, 111 potrebbe essere un buon Ma livello, sei d'accordo col interessante. mio long? Cioè, nel senso, cioè, fai una tua analisi. Io dollaro yen sono convinto che sia corretto essere long per tutta una serie di ragioni. Tu cosa ne pensi Guarda, invece? a livello tecnico, non posso che essere d'accordo con te perché siamo su un trend secolare rialzista, cominciato non da tantissimo tempo, ve lo faccio vedere. Qui c'è stata proprio la rottura perfetta di una trend line, c'è stato un grosso rimbalzo proprio sulla trend line, quindi qua è cominciato un ciclo rialzista davvero importante perché si è concluso di fatto tutto questo ciclo ribassista che parte dal 97. Quindi qua assolutamente io credo che nel giro di 2-3 anni questo cambio ce lo ritroveremo molto più in alto. Potremmo trovarcelo tranquillamente anche sul livello di 150 nel giro davvero di anche 3, 4, 5 anni, non lo so. Però questa informazione cosa ci dice? Ci dice sostanzialmente che bisogna guardare la tendenza principale e quindi quella del rialzo. Detto questo, spostandoci su un grafico un po' più di breve respiro, come per esempio un giornaliero, dove possiamo andare a trovare un punto molto interessante per un long? Beh, in questo caso io direi che appunto tra il livello di 111 e 110 ci sono delle ombre molto molto interessanti che ci fanno capire che questa potrebbe essere una bella zona d'acquisto. Andiamo anche a tracciare per curiosità i livelli di Fibonacci e vediamo che il livello del 50% è proprio sotto il livello di 110. Quindi io credo che insomma questa sia l'area tra 110 e 111, secondo me si può iniziare a comprare. Ti dico la mia? Certo, Allora, sei secondo qua me. apposta, ti paghiamo apposta. No, secondo me va. Vedi che ci sono quei due minimi leggermente crescenti, ma del febbraio, nel mese di febbraio, vedi quei minimi. Secondo me, io sono compratore di questo strumento come idea, quindi io penso che ci siano quei due minimi. Secondo me, va a fare una spazzolata appena sotto questi minimi, prende tutti gli stop. E secondo me ce ne sono diversi, e lì da 111,20 io mi sento abbastanza sereno nel 111,05, 100, poi ovviamente più meno, però è un trade sul quale mi metterei contrarian sulle rotture, diciamo, come Vediamo idea. se tracciamo Fibonacci sull'ultimo pezzo di rialzo. Che cosa succede? Abbiamo il livello del 50% appena sopra a 110,60 qua. Sì, poi pip. Sì, comunque quelli sono i livelli buoni, questi mi piacciono. Esatto, Sì, poi ti dico punto più, punto meno. L'idea non è di prendere 50 pip al rialzo, qui. Cioè, qui io l'idea è di andare oltre i massimi precedenti a 118 e rotti. Quindi, se lo prendiamo a 111, arriviamo a 118, è un bel movimento, Quindi anche lo stop mediamente largo, l'idea è che si possa costruire una posizione, quindi magari certo. due mini lotti a 111, altri due mini lotti a 110 e poi si valuta. Esatto, no, beh, chiaro, certo, poi questo è sempre il metodo migliore per frazionare la posizione, sempre il metodo migliore per entrare meglio, perché come sappiamo non dobbiamo mai fare i farmacisti. Bene, 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 bene. Io direi di andare a vedere il gold perché in questo caso, allora, aspetta che cancello un po' di disegni perché sul gold sto accumulando tante di Plastic quelle Gold, linee sì. che, eh?
Che pasticcioni, non si No, capisce no, più no, che niente. pasticcione, non è vero. Sono linee, ognuna ha un senso, non si tracciano mai linee inutili. Allora, io in questo caso rimango sempre ribassista, anche se i prezzi non mi danno tutta questa ragione, stanno segnando la terza seduta di fila positiva. Che dire, qua ne abbiamo già parlato tante volte del gold. Io rimango della mia idea. Questo siamo in un trend assolutamente ribassista. Il tempo dei rialzi dovrebbe essere finito. Anche andando a guardare il nostro gold, scusa, il nostro sì, il gold sul nostro forecaster, abbiamo a 5 anni già una tendenza al ribasso. A 7 anni siamo già nel periodo dei ribassi. Se andiamo a vedere il 10 anni, anche qui abbiamo una tendenza ribassista. Insomma, io qui, guardando anche il grafico settimanale, voglio puntare e continuare a puntare al rialzo. Massimo, quello che Al potrà succedere, a ribasso. mio avviso, sì, al ribasso, scusate, massimo potrebbe essere una fase laterale. Che potrebbe perdurare fino al raggiungimento di questa trend line e poi, secondo me, dovrebbe cominciare a scendere bene. Ecco, questo è quello che vedo io. Sì, lo short sulla trend line secondo me è forse prezzato meglio, nel senso che potrebbe esserci una spinta fino a quella trend line. Devo dire una cosa, questo è importante perché ho fatto un webinar che trovate sul nostro canale proprio sulla stagionalità e sono andato ad analizzare il gold a febbraio. Il gold è uno strumento che funziona molto, o meglio, sul quale il forecaster tende a funzionare molto bene, ha una stagionalità ricorrente e per esempio a febbraio abbiamo visto come aveva anticipato bene questi rialzi. Quindi, secondo me, seguire le analisi del forecaster, o meglio quella che è stata la stagionalità storica su questo strumento può aiutare di più rispetto ad altri strumenti, perché ovviamente le commodities risentono di una componente stagionale maggiore. Quindi, come a febbraio ci fu quel grandissimo rialzo, chi ha una licenza forecaster lo esorto ad andare a vedere qual è stato il movimento e come forecaster individuava proprio quei movimenti rialzisti. Allo stesso modo, secondo me, è utile vederlo in questa fase. Ricordiamolo che il forecaster, se lo volete provare con 1 euro, lo potete provare per 5 giorni. Quindi, Esatto, anche questa è una esattamente, cosa. esattamente. Questo software che stiamo vedendo, avete la Bene, possibilità di bene, poterlo bene, provare per bene. 5 giorni per un soldo. Allora, ragazzi, vi dobbiamo salutare perché io e Enrico questa sera andiamo a mangiare il sushi, dato che la strategia che ci sarà spiegata nel libro mio che sta per uscire chiude oggi il 20° giorno di fila in positivo, quindi dobbiamo andare a festeggiare. In questo caso, purtroppo, non sappiamo ancora quali sono le tempistiche perché abbiamo mandato il libro in stampa, ma appena lo sapremo, sarete i primi a saperlo e vi diremo poi anche quali saranno le modalità di distribuzione perché abbiamo delle sorprese per, diciamo, chi ci segue sul sito investire.biz. Quindi mi raccomando, andate a vedervi il calendario eventi e iscrivetevi al corso di Anna sul COT. Grazie mille, Rico. Buona giornata a tutti. Ciao ciao.